dell'associazione Aosta Iacta Est, che organizza tutti gli anni d'estate ad agosto la manifestazione Gioca Aosta e che ha da poco festeggiato i suoi 6 anni di vita. Vediamo il servizio e poi ne parliamo con il nostro ospite. 6° compleanno per l'associazione Aosta Iacta Est, che dal 2008 si propone di far giocare i più grandi. Se l'evento clou è l'ormai conosciuta manifestazione Gioca Aosta, che l'estate passata ha richiamato circa 8.000 partecipanti e impegnato 185 volontari in piazza Chanù, l'associazione ha organizzato nel solo anno 2014 una quarantina di eventi, da tornei ad aperitivi e serate ludiche, cene con delitto e molto altro. Se la location cambia, la casa base resta l'Espace Populaire, dove si è svolta la festa. Per l'occasione alla serata ha partecipato Andrea Chiarvesio, autore di giochi in scatola che ha creato i famosi, per gli amanti del genere, Kingsburg e Iperborea. Che cosa fa l'autore di giochi in scatola? Ma li crea un po' come uno scrittore scrive i libri o un cantautore compone una canzone. Fondamentalmente è la persona che scrive il regolamento che poi voi leggete per giocare. Come viene l'idea? L'ispirazione delle muse, credo. Come ti viene l'idea per una canzone, per un dipinto, ti può venire in qualunque momento, magari mentre stai guidando sotto la doccia. Non c'è una regola per l'ispirazione, ecco. Aver giocato molti giochi di solito aiuta. Sono tutti giochi un po' strategici, non di strategia in qualche modo. A chi sono rivolti? Il gioco è per tutti. Ci sono giochi di diverso livello di difficoltà. Kingsburg può essere tranquillamente giocato da tutta la famiglia. Magari Iperborea è per i giocatori che amano un po' di più i giochi strategici, diciamo i giocatori di risico per capirci. E poi ci sono tanti altri giochi, anche non miei, insomma, adatti veramente a tutti, perché giocare è un'attività per tutti. Quando viene l'idea per un gioco, poi come si sviluppa e quando è che capisci che funziona? Capire che funziona quando vedi che i tuoi amici, a cui lo fai provare perché sono loro le prime vittime, ti chiedono di giocarlo ancora. Allora capisci che forse sei sulla buona strada. Torniamo in studio con il nostro ospite, Davide Giacò. Di nuovo buongiorno. Buongiorno di nuovo. Allora, quali sono stati i numeri di Gioca Aosta dello scorso agosto? Beh, sono stati quelli che per noi sono una soddisfazione molto grande, perché la 6ª edizione della manifestazione ha raccolto da una parte 8.000 partecipanti, quindi affermandosi come un appuntamento rilevante dell'estate, e dall'altra è stata fatta vivere da più di 180 volontari che sono un po' il nostro orgoglio, se vogliamo. Abbiamo visto che intorno a noi, intorno a quello che era un piccolissimo gruppo di appassionati, qualche anno fa si è radunato un collettivo molto eterogeneo di persone che hanno scelto di condividere la passione per una forma di gioco che appunto non si ferma con l'età di bambino. Ecco, tra l'altro stiamo proprio vedendo le immagini che si riferiscono a Gioca Aosta in piazza Chanù lo scorso agosto. Si sa che il gioco stimola la fantasia. Quali sono le cose più simpatiche, quelle più divertenti o quelle più utili che avete fatto nel corso di quest'ultimo anno? Beh, diciamo che il divertimento è un elemento comunque essenziale, perché quello che facciamo è giocare, e quindi per esempio tra le cose più divertenti che facciamo ci sono delle cene con delitto in cui i partecipanti diventano in qualche modo i protagonisti di un libro giallo, e invece tra quelle più rilevanti abbiamo anche ci apriamo a spazi nuovi, siccome ci piace metterci in gioco anzitutto. Vogliamo, per esempio, abbiamo cominciato a fare una serie di appuntamenti di gioco nel carcere di Brissogno, che sono state particolarmente rilevanti sia anzitutto per noi, in collaborazione con l'associazione di volontariato carcerario, con una certa regolarità abbiamo cominciato a giocare con le persone detenute a Brissogne per andare a scoprire quello che altrimenti è un buco nero anche della nostra società, e che è stato un progetto di particolare successo per noi. Bene, grazie a Davide Giacò per essere stato con noi quest'oggi. È il momento